Sì, sicuramente una vittoria importante, difficile, sofferta contro un avversario che oggi ha dimostrato, se ancora ce ne fosse bisogno, di essere veramente una squadra forte. E quindi il Locri, soffrendo, il Locri si è sacrificato, è riuscito poi a vincere, e quando si vince poi alla fine si può dire che la vittoria almeno è meritata, anche perché abbiamo sofferto, però ci voleva questa vittoria, sì. Ci voleva, ed è arrivata nel momento giusto. Arriva nel momento giusto, allunga la vostra striscia di risultati utili positivi, che sono addirittura 11. Avete avuto questo stop unico in casa della dell'Iese, poi una serie di risultati positivi. C'è qualche risultato di parità di troppo, però con questi nuovi innesti sicuramente ho l'impressione che il Locri da ora in poi avrà l'opportunità di macinare molti più punti. Antonio, i risultati ci sono stati, ci sono, e il Locri sta facendo il campionato che doveva fare, che deve fare, e deve anche migliorarlo se è possibile, perché è tutto quello che l'indotto Locri che, sì, ha, che dice questo. Però noi abbiamo sempre tenuto in considerazione la nostra forza, il nostro progetto e le cose che bisogna tenere di conto, quindi. Però i numeri ci sono pure, e quindi forse qualcuno non li dimentica, però ci sono e sono importanti, anche i pareggi di troppo, che forse in casa qualcuno in più c'è stato, però questa vittoria di oggi va un attimino anche a metterla e a far sì che il pareggio ultimo, quello con il Rizziconi, sì, questa vittoria ha dato un grande significato. Quindi il Locri è al secondo posto insieme a queste squadre quotate nel campionato di promozione, e cercheremo di stare là, sì, fino alla fine. Femia non ha giocato perché ancora va perfezionato il tesseramento. Carrozza invece oggi è sceso in campo. Sì, è entrato nel secondo tempo. Femia era anche squalificato, quindi lunedì, sì, si farà tutto quello che si deve fare, della prossima è a disposizione insieme ai suoi compagni, quindi sì, è con noi e siamo contenti di averlo. Obiettivamente guardate anche un po' quello che sta accadendo in Serie D, perché voi siete in corsa chiaramente per i playoff, il Locri centrando magari anche la finale playoff potrebbe garantirsi il salto comunque in eccellenza. Però bisogna dare un'occhiata a quello che succede in Serie D, dove le calabresi stanno un attimino soffrendo. Antonio, noi guardiamo tutto, ma più che la Serie D guardiamo la nostra realtà, quello che stiamo facendo, quello che la squadra... appunto, guardando questo... Insieme, volevo esprimere un altro concetto. Sì. Quello che la squadra insieme a questa società, insieme a questo entusiasmo che si è... Quindi guardiamo principalmente... ogni domenica quello che c'è attorno a questa squadra, perché effettivamente è una bellissima cosa. Adesso siamo contenti che incominciamo, o meglio stiamo confermando queste posizioni, perché è difficile, perché ci sono squadre pure quotate, quindi più che la Serie D, più che la finale playoff, noi guardiamo quello che si è riusciti a fare e a creare per far sì che questa gente domenicalmente, ogni domenica, lascia magari le cose a casa per venire al campo, per venire, e oggi ti dico che c'era il pienone al campo, sì. Quindi questo guardiamo, Antonio, poi il resto e questo sta creando anche una certa situazione, perché effettivamente poi il Locri per quello che c'è attorno deve per forza cercare di vincere, deve essere competitivo, deve essere, senza però questo, noi, no? Merita l'ambiente. Ma io lo dico con molta umiltà, con molta serenità, e lo dico con un certo orgoglio. Quindi è vero che dobbiamo vincere, però è vero pure che dobbiamo stare sempre con i piedi per terra, certo, e garantire a questo pubblico un campionato importante, ed è quello che stiamo facendo. Sì. No, io dico, lei fa bene a sottolineare quello che c'è intorno all'Ocri, io le dico pure, mister, che intorno all'Ocri c'è un bell'ambiente che merita quantomeno l'eccellenza in questo momento. Assolutamente, giusto? Minimo. Ma io volevo dire che intanto la squadra ha avuto attraverso
questa rinascita ha avuto questo compito e lo sta portando a termine, lo sta portando avanti con grande soddisfazione, ecco. Però questo non vuole, il mio discorso non vuole non vuole essere di circostanza, sì. O andare a anzi, noi abbiamo cercato, la società ha fatto pure questi due annessi proprio per cercare, se ce ne fosse bisogno, di qualche appoggio in più, di qualche elemento in più, per tentare fino alla fine di tenere alta questa tensione, intanto di tenere alta questa bel meccanismo e bel indotto che si è creato, e andare più e arrivare più in alto possibile. Nessuno né tantomeno io poi se permette Antonio, qualche finale playoff l'ho fatta negli ultimi anni, certo. Quindi non è che assolutamente sì. Io non voglio assolutamente essere uno che butto acqua sul fuoco, perché è giusto che la nostra realtà vada avanti con calma, con serietà, con serenità, costruendo, e questo penso di poter dire che stiamo costruendo bene, anche per il futuro. Paolo Spadaro ieri mi ha confermato in diretta che in arrivo pure qualche altro elemento, cioè, o quantomeno che c'è un interessamento per un nome tra tutti, che è Marco Siclari, che poi è una sua vecchia conoscenza. No, penso di no, perché adesso l'arrivo di questi due elementi insieme a, adesso noi forse qualcuno, io non l'ho detto anche nell'intervista televisiva, che qualcuno si dimentica che noi siamo privi di Gianni Libri dalla quarta giornata, è un elemento che senza nulla togliere a nessuno, ma era l'elemento di qualità che ci stava, e quindi ce l'abbiamo fuori, quindi il suo rientro adesso è previsto dopo la sosta, e avremo un altro acquisto, ma sarà Gianni Libri, sì. Il nostro nuovo acquisto insieme a questi due che sono arrivati, quindi adesso ci fermiamo così, perché è giusto che sia così, ed è giusto che questo campionato si porti avanti anche con la serenità societaria per garantire tutto quello che abbiamo programmato. Ecco. Mister, non è che arriva un calciatore necessariamente bisogna bocciarne un altro, ecco, magari arriva un calciatore anche per avere un elemento in più a disposizione per affrontare il girone di ritorno. Ma assolutamente no, dispiace che sia andato via da Leo, che era con noi, e quindi è andato gioioso, quindi, però queste sono scelte loro, noi stiamo cercando di mantenere l'organico che abbiamo programmato, poi sai, ci sta che qualcuno magari si vede poco utilizzato o pensa di trovare poco spazio, ma queste sono scelte solo dei calciatori, noi vogliamo tenerli tutti, però chi rimane deve essere cosciente che va a fare parte di un progetto, che, e nel progetto uno ci deve stare nel bene e nel male.